Buongiorno, oggi siamo con Alessandro Lattuada, direttore della nuova Business Unit Rare di Takeda Italia, a cui do il mio benvenuto. Salve. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Dottor Lattuada, la recente approvazione in Senato del testo unico sulle malattie rare testimonia grande attenzione del governo su questo tema. Ecco, quali sono i prossimi step per gli oltre 2 milioni di italiani affetti da patologie rare? Certo, assolutamente. Sicuramente questa legge rappresenta un importantissimo primo passo per legiferare per la prima volta in Italia in una materia che tocca 2 milioni di pazienti, come giustamente ha detto prima lei, ma anche tutti i caregiver che gli stanno loro vicino. Quindi è importantissimo quello che è stato fatto per definire una uniformità su tutto quello che è la presa in carico dei pazienti, i trattamenti farmacologici dei pazienti, così come l'assistenza, in modo che questi servizi siano uniformi in tutta Italia. Purtroppo però ancora oggi c'è ancora tanto da fare, perché comunque la situazione non è uniforme in Italia. E quindi ci auspichiamo che i decreti attuativi vengano approvati e messi in campo velocemente, in modo da poter essere, in modo che i pazienti possano beneficiare di tutto ciò il prima possibile, sicuramente. Ecco, e Takeda Italia rafforza la propria presenza nel settore delle malattie rare con la creazione di una nuova business unit rare. Perché si è sentita l'esigenza di questa nuova fondazione e quali sono gli obiettivi che si prefigge? Bella domanda, grazie. L'obiettivo, ovviamente, l'esigenza è stata quella di mettere assieme tutte le forze per averle raccolte, coordinate e fare in modo di poter cambiare anche i percorsi diagnostici terapeutici di queste malattie che sono fino ad oggi poco studiate, tutto sommato. Per fare questo rientra all'interno di uno dei nostri obiettivi strategici che sono molto più ampi, che è quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei caregiver a 360 gradi. Quindi per fare questo all'interno della BU si è anche creata una nuova figura che è quella del Patient Journey Manager, che è appunto dedicata a seguire tutto il percorso, il viaggio del paziente dalla diagnosi fino al trattamento e anche dopo, in modo da poter assistere in tutte le fasi di questo percorso. Le patologie rare sono tra 5.000 e 8.000 nel mondo. Ecco, a quali malattie si dedicherà in particolar modo la nuova business unit? Bene, noi abbiamo una pipeline molto folta, dove la metà più o meno delle molecole che arriveranno avrà l'indicazione come farmaco orfano. Attualmente abbiamo 40 molecole impegnate in diverse aree terapeutiche, che vanno dalle malattie d'accumulo lisosomiale all'angioedema ereditario, dalle immunodeficienze primarie e secondarie e soprattutto in emofilia. Stiamo facendo un grande sforzo per disegnare dei percorsi personalizzati per i pazienti, fatti su misura. Qui il nostro impegno va anche oltre, perché da tanti anni che a livello di servizi di supporto al paziente, i famosi PSP, ci stiamo impegnando in modo tale da poter fornire un supporto completo in tutto ciò che riguarda a livello domiciliare il training, la somministrazione del farmaco e anche la consegna stessa del farmaco. Qui in quest'area stiamo lavorando. In particolare proprio sull'emofilia poi, a livello di sviluppo sono due farmaci molto importanti, uno per la malattia di von Willebrand e un altro per la porpora trombotica trombocitopenica. Ecco, le malattie rare sono quindi una priorità per Takeda e la creazione di questa nuova business unit, come emerso chiaramente dalle sue parole, ne è chiaramente la dimostrazione. La ringrazio per il suo contributo e le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.